La necessità di avere una città, cominciare dal commissario che attualmente, insomma, governa il Io faccio la psicologa per i servizi sociali di Taranto da tanti anni e quindi denunciamo la insicurezza sul posto di lavoro che ogni giorno praticamente a contatto con noi operatori, sia a livello verbale sia a livello fisico, come sono in tante occasioni è successo, e sia anche quando abbiamo a che fare con i minori o con gli allontanamenti per i minori, chiaramente siamo esposte a una serie di pericoli perché comunque ci rechiamo nelle famiglie di zone particolarmente disagiate. Quindi chiediamo che siano attuati dei protocolli perché gli operatori possano lavorare maggiormente in sicurezza e il disagio in questa città è aumentato in maniera vertiginoso e dopo la pandemia ovviamente ci sono delle conseguenze maggiori. Noi tutti i giorni purtroppo ci confrontiamo con questa realtà e quindi avremo bisogno intanto di maggiori risorse umane, perché per esempio noi siamo soltanto 7 psicologi per tutta la città. Noi lavoriamo, siamo la prima porta d'ingresso del disagio, lavoriamo in trincea si può dire, perché qualunque situazione avvenga, il servizio sociale è il primo ad essere avvisato e ad intervenire. Dopo si decide se c'è bisogno di inviare un servizio specialistico o qualunque altra cosa. Però il servizio sociale, anzi psicosociale meglio, è la parte principale, cioè la prima porta d'accesso che il cittadino incontra per qualunque tipo di disagio e altre situazioni comunque a rischio. Questo quindi è quello che crea la base del nostro lavoro e chiaramente lavorare in maggiore sicurezza sarebbe decisamente auspicabile. Possiamo citare qualche episodio? Ce ne sarebbero tanti, uno per tutti, quando un cittadino si è dato fuoco giù nel pian terreno del nostro assessorato, che non ha vie di fuga, e questa cosa è avvenuta nel bagno, ha chiesto di, chiaramente, insomma, di andare in bagno. E a un certo punto ha acceso il fuoco e minacciava di darsi fuoco lui, per cui vi lascio immaginare che cosa è potuto accadere in una palazzina dove, ribadisco, non ci sono neanche vie di fuga, anche con le inferriate alle finestre del piano terra. Scrivanie che sono volate all'aria contro gli assistenti sociali, aggressioni verbali verso anche gli psicologi che lavorano comunque al fianco degli assistenti sociali, perché noi lavoriamo quasi sempre in equipe. I casi vengono divisi tra psicologo e assistente sociale, quando soprattutto sulla richiesta del Tribunale per i minorenni di indagine psicologica, eccetera. Sedie che sono state lanciate contro gli utenti, altri utenti che aspettavano, contro gli operatori. Cioè, questa cosa per noi è all'ordine del giorno. Dopo parecchi anni abbiamo ottenuto di avere il vigilante giù in portineria, che è già un minimo, diciamo, di un deterrente, però ovviamente bisognerebbe fare molto altro per mettere in sicurezza gli operatori. Cosa possiamo dire? Non le risparmieremo, le manderemo a dire. Anna Maria Sì, Mara. io concludo dicendo. Questa tripla A vuol dire che il Comune di Taranto risulta virtuoso in ambito di spesa sui dipendenti pubblici, ma è anche chiaro che è virtuoso perché noi abbiamo in organico la metà di quelli che dovrebbero essere i dipendenti degli uffici pubblici nel Comune di Taranto, e quindi il risparmio è evidente perché abbiamo metà della forza lavoro che ci dovrebbe essere. È chiaro che metà della forza lavoro vuol dire anche maggiori carichi di lavoro per ognuno di questi dipendenti, che ha a volte anche degli incarichi importanti, quindi delle grosse responsabilità, e quindi per questo è anche più facile commettere degli errori.
proprio perché sobbarcati da un mole di lavoro importante. Come funzione pubblica CGIL è ovvio che proponiamo, ma proporremo anche in futuro, un maggior impegno da parte della parte pubblica per nuove assunzioni e che siano delle assunzioni mirate nei settori principali, come possono essere il settore dei servizi sociali, come possono essere gli uffici tecnici, sempre più oberati di problemi, di problematiche, e sempre con più dipendenti, anche storici, che sono anche sulla via della pensione.